Abbiamo approvato un progetto che è legato ad un intervento che entro dicembre realizzeremo in Via Fanella per la messa in sicurezza di quell'arteria, per un potenziamento di quello che era ciclabile, ma per la costituzione di una zona 30. Il tratto riguarda l'intersezione con Via della Fornace sino ad arrivare, diciamo, al sottopasso, quello che collega Centinarola. È un intervento fortemente voluto dalla cittadinanza che in questi anni a gran voce ci ha richiesto proprio di andare a ridurre la velocità. Ecco la risposta, andremo a costituire una nuova zona 30 che appunto interessa anche proprio degli interventi strutturali e faremo degli attraversamenti rialzati perché in quel tratto le persone in bici, a piedi ed in macchina possono convivere all'interno dello stesso spazio, necessariamente senza segnalare a terra né lo spazio per il pedone e né quello per la pista ciclabile. Questa un po' è una filosofia su cui sta andando il mondo, non solo Fano. Noi fortemente ci crediamo ed è per questo che ci impegniamo ogni volta a realizzare un tratto in più. I lavori riguardano l'intervento di rifacimento della pavimentazione stradale. In particolare andremo a riqualificare le zone particolarmente ammalorate che riguardano la pista ciclabile riservata agli autobus esistenti, quindi andremo a riqualificare il fondo stradale e andremo poi a realizzare una serie di interventi di segnaletica che prevederà quindi una segnaletica di tipo bicomponente, quindi più duratura, e ha la finalità di collegare a livello ciclabile quello che è la zona di Centinarola e quindi il sottopasso ciclabile già realizzato con la rotatoria di Via Fanella che interseca Via Aldo Moro, quindi si configura come un intervento di cucitura proprio per ristabilire la priorità e la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni in questa via ad elevato traffico e velocità di percorrenza. Quindi è un intervento che sicuramente ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale.